Un saluto a tutti signori e come sempre benvenuti o bentornati anche oggi qua sul canale Homo Tenashi Anime. Una puntata completamente diversa dalle solite e solo indicativa per farvi sapere che finalmente dopo 4 anni, in realtà fra pochissimo un quinquennio dalla nascita del canale, è giunto il momento di fare un change, un balzo spero qualitativo in avanti per me ma soprattutto per voi per quanto concerne la strumentazione. Ma ovviamente il tutto come sempre dopo la canonica call to action degli youtuber, quindi ormai sapete, iscrivetevi, like, condividete social, attivate la campanella per stare sempre sincronizzati su ogni mia uscita, ma soprattutto sulle prossime uscite, perché signori, dalla puntata odierna manderemo, ahimè, in pensione, in giusta pensione, questa, la mia fidatissima DMC GX80K della Panasonic. E signori, ci avvarremo della sorella maggiore, indi per cui diamo il benvenuto a quella che mi auguro, spero, da quanto vedo, stia riprendendo, quindi la GH5 Mark II, che non sarà lasciata da sola, ma sarà, come in questo momento, coadiuvata dai radiomicrofoni Holyland Lark 152, una trasmittente, scusate, un ricevente e due trasmettitori a radiofrequenza. Questo perché ho visto che i 25 fotogrammi al secondo in realtà possono bastare per fare un buon video, ma Homo Tenashi Anime non si vuole fermare, vuole andare oltre, vuole fare nel suo, nel mio piccolo, un ottimo video. E quindi c'è necessità di avere delle riprese un po' più smooth, se così vogliamo dire, forse con l'effetto telenovelas, indi per cui 50 fps, cosa che purtroppo, con tutto l'amore del mondo, la mia buona vecchia GX80K non poteva permettersi, solo in full HD. Qui il balzo generazionale è enorme e in effetti quella che ho davanti rispetto a questa è veramente una miraglia, una santa barbara, quella con cui sto riprendendo. E qui stiamo parlando di un 50 progressivo, ovviamente in 4K. Potrei anche spingermi al 6K o addirittura al cinema 4K, che sono 4096 pixel, ma in realtà è meglio tenere l'aspect ratio normale come deve essere, quindi un 16 noni 4K o dove in realtà ultra HD se vogliamo essere precisi con queste modalità. Io mi auguro in primis che questa ripresa stia funzionando, lo scoprirò solo fra poco in fase di montaggio, quindi nel caso non funzioni purtroppo voi non lo saprete mai perché avrò dovuto rieditarla. Spero che il file che ne viene fuori sia registrato sulla SD card, mio unico cruccio, perché nonostante abbia comprato una SD card molto molto veloce, molto fast, qui l'uscita dovrebbe essere di 150 megabit al secondo. Non so se la memory card in teoria da manuale la regge, ma proveremo. E poi si è confermato che la compressione in H265, quindi il file natio sarà un punto MOV e sarà elaborato con il computer nuovo e non con quello vecchio, perché a meno che di creare dei file proxy non riuscirei mai a lavorarci sopra. Detto questo signori, nessuna disamina, ci sono decine di siti che sono centinaia di volte migliori di me per parlare, è il loro mestiere, è la loro professione, questa è al di fuori della mia actio finium regundorum, il confine del mio sapere, quindi niente informazioni tecniche, le trovate sul web, trovate un sacco di fotoamatori, videoamatori, videomaker che ne parlano di entrambi i prodotti. Io li trovo qualitativamente molto 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 belli, quindi questo è il primo video, il battesimo del fuoco per questa macchina. E poi ovviamente le solite fra virgolette recensioni che cercherò di fare con il girato a 360 gradi. Io vi ringrazio, tutto questo ovviamente è dovuto ovviamente a voi che mi seguite con amore e con affetto da almeno un quinquennio. Io spero di fare sempre meglio e sempre di più. Grazie ancora a voi vostri cari, ovviamente un saluto a tutti da Simone del canale Homo Tenashi Anime. Alla prossima, Gianè, bye bye.